Buongiorno, ciao a tutti. Allora, oggi voglio trattare un tema veramente importante e diciamo anche abbastanza inusuale per quanto riguarda il lavoro su se stessi proposto dagli operatori olistici. Sono argomenti che in realtà io ho già trattato, però insomma non penso che voi guardiate tutti i miei video, chissà quanti ne avete saltati, magari avete saltato proprio quello in cui si parla di questa cosa. E siccome è una cosa fondamentale, è meglio ribadirla e magari approfondirla. Allora, il tema qual è? Quello della profonda comprensione delle implicazioni di ciò che si scopre di se stessi. Lo ripeto, è fondamentale, indispensabile che ciò che si scopre di se stessi facendo attività di indagine, quindi quello che noi chiamiamo lavoro su se stessi, comporti la presa in carico lucida e cosciente di tutte le implicazioni che nella nostra vita questo elemento che noi abbiamo finalmente scoperto sta, come dire, portando, sta implicando, ok? Quindi spesso, ma veramente troppo spesso, gli operatori olistici tendono a dire cose del tipo: quello che conta è l'inconscio, ok? L'inconscio è tutto, il conscio è niente, quindi non perdere tempo col conscio, concentrati sull'inconscio. Quel conscio, chiaramente, cioè, ti ha portato qui oggi da me a fare quello che stiamo facendo, quindi ringrazialo, però adesso è arrivato il momento di mettere le mani sull'inconscio, perché quello veramente determina la tua vita. Più o meno questo è il discorso che fanno, no? E a quel punto propongono attività di vario ordine, tipo dalle costellazioni come faccio io, piuttosto che attività di radiestesia, piuttosto che di kinesiologia, piuttosto che veramente la qualunque, regressioni ipnotiche, la qualunque. Allora, qual è il punto? Che molto spesso il soggetto non capisce davvero bene che cosa si stia scoprendo, perché addirittura è possibile che si lavori attraverso la kinesiologia, per dire, quindi volgarmente tiri le dita, ok? Non è così banale, ma permettetemi di essere sintetico. Stressi un muscolo per vedere la reazione forte e debole, e quindi vai a indagare l'inconscio attraverso questi test. Dopodiché, magari applichi delle tecniche che prevedono, che ne so, integrazione emisferica, quindi comunque delle tecniche corporee che prevedono, diciamo, la possibilità di trasformare, di depotenziare delle informazioni in questo modo, dopo che ritesti il muscolo per vedere se le cose sono cambiate, le cose sono cambiate, festeggia, celebra, è andato tutto alla grande. Insomma, insomma, perché mi permetto di dire insomma? Uno, perché le conosco bene queste cose, ci sono passato, le uso anch'io, perché non sto dicendo che non funzionano, le uso anch'io queste cose e mi hanno aiutato molto. Sono anche, francamente, uno che ha fatto fino al master di una specifica tipologia di questo tipo di attività. Non la nomino perché non gli voglio fare pubblicità e perché non sono autorizzato a definirmi operatore di quella disciplina, perché per poter, diciamo, essere degli operatori bisognava certificarsi, quindi dopo il master c'era tutta la trafila del riconoscimento da parte dell'azienda. Non mi interessa sta roba, no. Non è quello che ho intenzione di fare nella vita. Però mi è servito. Allora, cosa voglio dire? Che con queste tecniche, con questi sistemi, con questi approcci, cercano di convincerti che così ti risolvi tutti i casini perché stai lavorando sulla cosa che conta davvero. Ok, allora non sono d'accordo, ci ho messo anni a capire di non essere d'accordo, perché prima anch'io mi bevevo tutta sta roba e in qualche modo la raccontavo a mia volta. Però poi uno deve essere anche capace di analizzare le cose, di andare sempre più a fondo, di diventare sempre più
intelligente, anche nel senso proprio prendere le cose, imparare a collegarle, cominciare a fare uno più uno, uscire dagli schemi che in qualche modo ti convengono. Cioè, ho imparato questa cosa, mi fa comodo credere a questa cosa, quindi non la metto in discussione. Sì, invece, bisogna mettere in discussione tutto, anche il proprio lavoro, anche le proprie competenze. Allora, quando tu vai da uno psicologo in psicoterapia, è tutto basato sul dialogo e sulla comprensione delle dinamiche disfunzionali che tu stai mettendo in atto. Adesso siamo d'accordo che quegli psicologi che utilizzano anche tecniche per elaborare l'inconscio siano molto più efficaci, e ce ne sono. Siamo d'accordo che comunque i tempi siano piuttosto lunghi, i tempi di elaborazione, però funziona. Quindi, da una parte ti dicono lavora sull'inconscio e vedrai che tutto cambierà. Dall'altra parte ti aiutano a prendere consapevolezza di determinati aspetti della tua vita e, diciamo, determinate tue caratteristiche comportamentali. Cavolo, cioè, se ci pensiamo un attimo, le due cose non tornano, no? Che cosa bisogna fare? Bisogna metterle insieme, bisogna veramente capire che insieme sono potentissime e che la separazione è il problema. Quindi cerchiamo di capirci. Io faccio un lavoro di qualunque natura sia, un lavoro olistico che comporta la presa di coscienza del fatto che, immaginatevi una qualunque cosa, diciamo brutta, pesante, che sta ostacolando la qualità della vostra vita. Ok, quindi io scopro che la mia emozione dominante è la tristezza, io scopro che ci sono delle credenze molto pesanti sul denaro, eccetera eccetera eccetera, veramente c'è la qualunque, no? Ok, a questo punto la persona che fa soltanto un lavoro sull'inconscio va a elaborare queste cose e in qualche modo gli si dice: boh, è andata, è fatta, sei a posto, vedrai che cambierà tutto, si riorganizzerà il sistema. Il che non è sbagliato, non è che non accada, ma per vedere grandi risultati bisogna fare un pezzo in più. E infatti io ne vedo, obiettivamente ne ho visti tanti, di colleghi che fanno lavori come il mio e che ci parli 10 minuti e capisci che hanno un sacco di problemi. Ma ce li ho anch'io, non voglio fare il fenomeno, però cioè io voglio dire parecchi problemi proprio grossi, cioè si percepisce che non abbiano fatto un buon lavoro. E infatti la ragione per cui questo buon lavoro presumibilmente non lo abbiano fatto sta nel fatto che siano convinti che sia inutile tutto l'aspetto dell'elaborazione conscia dei disastri. Ok? Quindi gli manca proprio il pezzo, forse il più importante di tutti. Quindi cerchiamo di comprendere quello che sto dicendo, perché è veramente importante. Scopri qualcosa, scopri la qualunque facendo un'indagine su te stesso, la elabori, tendenzialmente ti dicono che sei già tutto a posto e tutto si riorganizzerà, e invece io ti dico: no, adesso incomincia il lavoro, adesso che hai scoperto quella roba, mentre effettivamente il tuo inconscio si riassesterà su diciamo una nuova condizione, mentre tutto ciò accade, tu da questo momento sei responsabile di beccare ogni tuo comportamento, ogni tuo pensiero, ogni elemento che vada in qualche modo a collegarsi, diciamo che sia risonante con quella cosa che hai scoperto. Allora, se tu consideri che il denaro sia sporco, per dire una cazzata, la prima cosa che mi viene in mente, il denaro è sporco, non puoi continuare a toccare il denaro con i guanti, ok?
non puoi continuare a toccare il denaro con ribrezzo, non puoi continuare a prendere il denaro così come se fosse una schifezza e darlo via come una cosa infetta. Cioè, se continui a fare quello, tu non hai risolto un emerito beep, ok? Poi dicono che sono volgare. Non hai risolto niente se non cambi la tua, diciamo, impostazione nei confronti delle cose. Se hai scoperto che ci sono dei meccanismi seduttivi per cui sei una donna, hai un elettra, un complesso di elettra, quindi lo potremmo banalmente definire un innamoramento del padre, quindi sostanzialmente sei seduttiva, quindi come individuo seduttivo sei, detto volgarmente, perché sennò non si capisce, sei una arrizza, come dicono a Roma, arrizza beep, ok? Quindi se tutto ciò che fai è finalizzato alla seduzione, cioè è arrivato il momento che tu ti renda conto di questa cosa, non soltanto perché abbiamo fatto la costellazione, è venuta fuori con estrema, come dire, rilevanza, e finisce lì. Ah, l'ho scoperto. No, allora da adesso in poi tu la devi smettere di essere seduttiva a 360 gradi, tu cur, la devi smettere, devi sviluppare una attitudine seduttiva solo e soltanto nei confronti dell'uomo che ti interessa o del tuo compagno se ce l'hai già. Ma se continui a fare sempre la stessa cosa, non hai calato dentro di te, non hai per niente portato dentro di te l'informazione che hai scoperto, quindi l'inconscio rielaborerà da solo un paio di beep, non esiste proprio, ok? Ed è tutto così. Allora, hai scoperto di essere stata abusata? Ok, è molto importante, perché sono dei traumi terrificanti, e se non lo sapevi e lo hai scoperto è una cosa che hai rimosso, una cosa molto pesante. Perfetto. Allora, nel momento in cui tu hai preso consapevolezza di questa cosa, tu ti devi rendere conto di come nella tua quotidianità tu sia sulla difensiva, di come una persona ti dica una cosa anche tutto sommato neutra, ma sicuramente comunque non è un'aggressione, e tu la percepisca come un'aggressione, e non ci sono cacchi, tu mi hai aggredito, no, tu sei abusata, e devi capire che ti comporti di conseguenza sempre nella vita finché non uscirai da questo loop. E uscire da questo loop non significa soltanto averlo scoperto, ma significa soprattutto prendere carico, farsi carico delle implicazioni enormi di tutto quello che hai scoperto. Quindi sto dicendo delle cose veramente grosse, perché è il grande limite dei miei clienti, dei miei amici, delle persone con cui ho a che fare. Cioè, scoprono delle cose anche molto scomode e non ci fanno niente, non ci fanno niente, cioè continuano nella loro quotidianità come se una volta che io ho fatto quel lavoro lì sono a posto, ho delegato, sono andato da Angelo, sono andata da Angelo, ho fatto quel lavoro lì, boh, è fatta, sono a posto. No, tu devi portare nella tua vita le conseguenze di quel lavoro che hai fatto, e se non lo fai non hai risolto, o hai risolto briciole, ma il grosso è ancora lì. E questo sembra veramente un concetto banale, ordinario, dovrebbe essere ovvio, ma vi assicuro che è l'ultima delle cose che le persone fanno. Cioè, io ho un problema nella mia vita, c'è un esempio, chiedo aiuto, vado a fare la costellazione, vado a fare l'individuale, chiedo aiuto, dopodiché emergono delle cose, che quando fai un lavoro di indagine qualcosa salta sempre fuori, emergono delle cose, ma boh, fatta, finita, io non ho altre responsabilità, al limite prenoto un altro incontro, così durante un altro incontro verranno fuori altre cose o approfondiremo ulteriormente queste cose qui,
No, tu esci da quella porta e da quel momento cominci a dire: ma quindi nella mia vita che cosa implica questa cosa? E lì veramente ti può cambiare tutto, ma veramente ti può cambiare tutto. Perché? Perché se vai in psicoterapia e basta, visto che si utilizza fondamentalmente il dialogo e la relazione, rischi di metterci anni a scoprire delle cose che tieni nascoste dentro di te. Quando fai attività olistiche che funzionano, tu la roba la scoperchi velocemente, quindi sono veramente potenti, sei lì che scoperchi le cose, ma se poi non ne prendi atto, non te ne fai carico, a sto punto a che serve averle scoperchiate? Capite cosa voglio dire? Allora, ci sono dei tempi di elaborazione, ci sta che una persona scopra una cosa ma non sia in grado di farsene carico, va tutto bene, però un conto è non riuscirci, è umano, hai bisogno ancora di aiuto, un conto è non occuparsene per niente, cioè proprio non considerare nemmeno che ci sia questa componente fondamentale, ok? Quindi spero che questo video vi possa essere utile, io me lo auguro davvero, a chiarirvi le idee un po', almeno un po', perché se non diventate individui che prendono in mano la propria vita, voi sarete sempre dipendenti da qualcun altro, dall'operatore X di turno. Infatti quanti ne conoscete? Io di sicuro tantissimi, che sono, come dire, in costante peregrinaggio, no? Me li giro tutti, me li faccio tutti, ci provo con tutti perché nessuno riesce ad aiutarmi. No, non è che nessuno è abbastanza bravo, sia abbastanza bravo da aiutarti. Il punto è che tu stai delegando agli altri ciò che compete a te. E da adesso in poi, avete visto questo video? Se lo state già facendo, chapeau, veramente chapeau, perché siete tra pochi, tra i pochi. Ma se non state facendo questa cosa, allora sappiate che vi state prendendo in giro nel peggiore dei modi. Devono cambiare i comportamenti, devono cambiare i pensieri. Prendo la banconota schifato perché il denaro è sporco, in qualche modo ho questo atteggiamento così, me ne rendo conto, adesso so perché io faccio questa cosa, perché ho scoperto la credenza, per dire, adesso so perché io faccio questa cosa, manco mi ero accorto di trattare il denaro in quel modo, non me ne ero mai accorto, adesso me ne sono accorto, lo bacio, oh ma ci sono i germi, proprio perché ci sono i germi lo bacio, che rinforza il sistema immunitario, lo bacio, ci vado a dormire con tutte le banconote sparse sul letto, nudo sul denaro, cioè, e sono atti psicomagici questi, molto potenti, ma che vanno fatti con la consapevolezza, e così via, tutto quanto, ok? Ciao a tutti, un abbraccio.